Buona giornata e benvenuti sul mio canale. Come vedete, qui al mio fianco oggi parleremo della sega da banco della Parkside, modello PTK 2000 D3. Era da tempo che desideravo comprare una troncatrice da utilizzare per i miei hobby. Io ne posseggo già due: posseggo una troncatrice della Makita, che è questa, che è professionale, e anche una da banco con trazione a cinghia, che è nell'altra sala e più avanti vedremo. Non utilizzo queste due per le mie creazioni di hobby, per il semplice fatto che montano dei dischi per l'alluminio, visto che noi le utilizziamo quotidianamente per tagliare l'alluminio. Quando tagliamo il legno con i dischi d'alluminio, i tagli non vengono perfetti. Quindi ho deciso di comprarne una da dedicare solo al legno. Come vi dicevo, la potenza è di 2000 watt, gira con 4800 giri come si chiama, al minuto. Quando la comprate, che la montate, ha un piano in alluminio che è di 63 cm x 44. In più però si possono montare delle altre spallette che sono in lamiera, poi le vedremo quando le tiriamo fuori dalla scatola, e l'ampiezza del banco sarà di 98 x 95 per 105. Come dicevo, nella scatola troveremo anche due lame che sono da 24 e 48 denti. In più, una cosa che particolarmente a me è piaciuta quando ho letto sulla scatola, che ci sarà anche un cavo che sarà lunghissimo di 3 metri. Di solito quando compro gli accessori, anche quelli professionali, ci sono sempre cavi cortissimi e mi tocca sempre tagliarli e allungarli, così perdo anche la garanzia. Invece con questo prodotto non avrò questo problema. Come vi dicevo, ci sono dei dischi che sono da 25 di diametro, si possono fare dei tagli da 73 mm, e quando si piegherà invece come si chiama, la lama a 45 gradi, chiaramente il taglio sarà meno profondo e sarà di 63 mm. Niente, ora apriamo la scatola e vedremo cosa troveremo all'interno. Come vedete, la qualità dei materiali non è eccelsa, la struttura è quasi completamente in plastica, tra l'altro neanche rigidissima, si piega da sola. Anche la struttura principale è completamente in plastica. Le gambe sono in lamierina leggera, come vedete, molto leggera. Pensate che l'imballo era fatto bene, eppure, se vedete, mi è arrivato un po' piegato. Queste anche di qui, vedete? Questi sono i laterali, anche questi sono in lamierina. Speriamo che il motore ne valga la pena. Come vedete, invece, questa è la scocca della mia Makita. È tutto fatto in alluminio e in alluminio anche molto spesso. Come vedete, è rigidissimo, non si muove. Anche il piano da lavoro è in alluminio, spessore 3 mm. Questa è di ottima qualità. Come vedete, questa è la mia troncatrice di cui vi parlavo prima, a trazione a cinghia. La cinghia, chiaramente, dentro questo coperchio in plastica, l'ho avvolto dallo scotch, semplicemente perché la limaia in alluminio potrebbe entrare e rovinare la cinghia, così almeno la pulisco una volta l'anno. Come vedete, i materiali di questa sono ottimi, il banco è completamente in acciaio e questo è fatto in ghisa e la scocca è in ghisa. I denti, come vedete, sono piccoli, questa è la lama per tagliare l'alluminio. Ora li accendiamo tutti e tre, finirò prima di montare il banco sega della Parkside.
Le montiamo tutte e tre e vedremo le differenze, soprattutto guarderemo quanto rumore fa questa con la trazione a cinghia e quanto rumore invece fa quella della Parkside. Come vedete, ho finito di montare il banco sega, ci ho messo 5 minuti. Vi do un consiglio, procuratevi anche voi un inserto del 10, le viti sono tutte del 10, quindi con questo inserto ci metterete 5 minuti a montare il banco. Altrimenti le viti sono anche abbastanza lunghe, ci potrete mettere anche una ventina di minuti. Ho già testato il banco, ho avuto un piccolo problemino, i tagli da 90 venivano perfetti, quelli da 45 invece venivano all'incirca sui 44 gradi. Questo era dovuto allo stampaggio della scocca, che non era precisa. Ho preso una lima arrotondata e gli ho dato una limatina. Ora i tagli sono perfetti. Ho guardato con questa squadretta, che è quella che usiamo per l'alluminio, che è perfetta, e i tagli sono pressoché perfetti. Niente, ora testeremo ogni macchinario con un'applicazione che ho sul telefonino e vediamo quanto rumore faranno. Ho scaricato un'applicazione che ci darà la misura in decibel. Siamo giunti al termine della recensione, ora vi darò le mie opinioni prima di salutarvi sul banco di sega Parkside. Allora, partiamo prima con le note dolenti e poi con i pregi che ho riscontrato. Le note dolenti sono: le basi sono in lamiera leggerissima, mi sono arrivate tutte ammaccate, ho dovuto addrizzarne una, ve l'ho fatta vedere, era proprio gibollata, l'ho dovuta addrizzare con la pinza. E niente, il metro adesivo qui della guida. E mi è arrivato la parte che si sta già staccando. Eppure sbagliato di 3 mm, l'hanno incollato malissimo. Niente, questo costa 50 centesimi su AliExpress. Ne comprerò uno in metallo, sempre col biadesivo. Comunque, la nota più dolente è la guida è proprio sfalsata. Se vedete, l'ho messa a zero, e da qui a in fondo qui ci sono ben 7 mm. Dritta dovrebbe essere, e si vede dalla videocamera, messa così. Niente, vuol dire che sarà materiale per la prossima recensione. Con la prossima recensione costruiremo una guida per il banco sega. In più ho trovato un altro problema che ho risolto in 2 minuti. I tagli a 90 gradi erano perfetti, invece i tagli a 45 riuscivano a 44. Ciò era causato dallo stampaggio della scocca di plastica, dove c'è la rotella che si alza per dare gradi. Praticamente ho dovuto prendere una lama rotonda, dare una limatina, farla salire un po' di più, ora i tagli sono perfetti. Ora parliamo delle note positive. La nota positiva chiaramente è il motore. Il motore funziona benissimo, come immaginavo. Il motore è bello potente. Ho già fatto diversi tagli, sia con legni duri che con legni morbidi, e si è comportata benissimo. E se devo essere sincero, c'è su ancora la lama con i denti grossi. Quando metterò la lama con i denti fini, con quella con più denti praticamente, sicuramente i tagli saranno fatti in maniera ancora più eccellente. Se forse non lo sapete, la lama con i denti grossi serve per tagliare i legni più duri, e invece la lama con i denti piccoli va benissimo perché fa dei tagli più precisi e i tagli rimangono belli lisci. Con i denti grossi servono i denti grossi perché sono più alti, quindi da un dente all'altro c'è modo di scaricare lo scarto più velocemente. Quindi si impasta meno il legno. Come avete visto prima, la macchina è quella più rumorosa, quella meno rumorosa era quella con trazione a cinghia che vi ho fatto vedere. E niente, comunque non c'è problema per me, non lavoro in un garage, anzi sono in un capannone in campagna, quindi per me questo non è né una nota dolente né una nota positiva. Niente, la mia recensione termina qui, ho altri prodotti della Parkside, spero che guarderete la recensione che farò già dalla prossima settimana. Buon weekend!